detto che un codice sia inevitabile, è una questione quasi di familiarità con un contesto che ci preesiste e ci perseguita. Come pensare di liberarsi completamente dall'impronta familiare? Non è possibile, cioè si può lottare contro una traccia, tentare di allontanarla il più possibile, ma ci sono dei momenti di rientro, di ritenzione memorativa, di ingresso, di segnali che diventano codice. Questi sono il codice. Tutto ciò di cui uno non riesce a liberarsi in qualche modo è il codice, qualcosa che non è allontanabile. Poi nello specifico ci sono dei caratteri che apparentemente sono difficili da stabilire, perché se pensiamo a quale può essere la connessione tra un lavoro trecentesco, un maso di banco, un pezzo seicentesco di Domenico Fetti o di Rivera, un lavoro contemporaneo da Burri a De Dominicis, può risultare difficile subito dirlo. In realtà, secondo me, esiste. È la capacità di rileggere e trasfigurare la materia prima, donando un equilibrio che esiste e sopravvive anche quando si tenta di distruggerlo. Nella cultura italiana, anche una superfetazione barocca è mossa da un ordine. Almeno io lo trovo in tutte queste espressioni, sia quando si pulisce che quando si addensa. C'è un'attenzione per la cura del dettaglio, per la costruzione, ma anche per la reinvenzione della materia prima, che è piuttosto unica. Un elemento metallico di Funnellis non è qualcosa da buttare dopo. Quando viene toccato da un artista del genere, in qualche modo è rigenerato. I migliori artisti italiani, secondo me, sanno rigenerare quello che toccano, non diventa materia di scarto. Un sacco di Burri è rigenerato, qua in giro se ne vedono molti e non so se saranno rigenerati dopo questa manifestazione. Nonostante sia molto bello, l'arte italiana, secondo me, fugge un usa e getta scenografico. Cioè, riesce a stabilizzare qualcosa che può anche essere instabile, quindi non è necessariamente la tradizione della pittura a olio, della lavorazione del marmo, no, è un modo diverso di toccare qualcosa.